Ciao ragazze, nuovo video, finalmente sto meglio, finalmente la febbre è passata, sono ancora raffreddata, sì, però non importa. È sotto richiesta di tante di voi e anche vedendo la situazione di camera mia che c'era poca luce, torno a registrare in cucina. C'è più luce perché ho proprio la finestra di fronte a me, quindi è molto meglio. Allora, piccolissimo haul che ho fatto. Una settimana fa circa che mi ero ripresa e poi sono ricaduta, sono ricaduta nell'influenza, però sono riuscita a comprare qualche cosina. Alcune cose le avevo anche postate su Instagram e su Facebook, che sono i mobiletti che ho in camera mia per la postazione make-up, che ho cambiato completamente. E quindi non li ho qui da farvi vedere. Comunque, se mi seguite su Facebook o su Instagram, li potrete vedere. E niente, sono proprio poche cosine perché essendo che sono stata malata, non sono potuta uscire. Comunque, qualcosina ho comprato. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, che è l'unica cosa di abbigliamento che ho comprato, è questa qui. Questo golfino qui, molto carino, morbidissimo. Poi veramente bello, mi piace tantissimo, che l'ho comprato da OVS. Costava 34 euro, era scontato a 17. Mi piace tantissimo, c'era anche nero, ma ho talmente tanta roba nera che ho detto, ma sì, prendiamolo bianco, poi a me il bianco piace tanto. E quindi questo qua dietro è semplicissimo, fatto così. E mi piaceva tanto, allora l'ho comprato. Ogni tanto arriva il sole sparaflesciato sulla mia faccia, ma non importa. Sono andata sempre lì da OVS. Sono cosine che in realtà queste non sono prese in saldo perché ci sono alcune cose della nuova linea Shaka e vabbè, vi faccio vedere che faccio prima. Allora, ho comprato questo set di 4 smaltini Shaka, 4 smaltini a 5 euro mi sembra, 4, no, non mi ricordo se 4,90 o 5,90 euro comunque. 4 smalti sono circa 1 euro l'uno, neanche, se sono 4,90, sì, circa 1 euro l'uno, diciamo così, perché 4,90 viene 1 euro e qualcosa l'uno, 5,90 più o meno anche, quindi comunque conveniva. Sono questi 4 smalti, sono un rosso, un nero, un blu e un verde. Ve li faccio vedere. Io li tengo in questa scatolina, così è anche comodo da tenere sulla scrivania. Allora, il primo è questo che è il numero 670 Deep Passion ed è questo colore qua, bellissimo, che di questo vi avevo postato una foto su Instagram che sulle unghie è spettacolare. Poi questo qui che è il 150 ed è un nero semplicissimo, un nero classico. Poi questo qui che è l'805 Storm. Ed è questo bellissimo blu, ragazze, sulle unghie è spettacolare. E poi l'ultimo è il 745 Disco Forest, che è questo bellissimo verde che potete vedere sulle mie unghie. Piano piano li sto provando tutti. Ho provato il rosso, il verde e il blu. Il nero non l'ho ancora provato, ma credo che deve essere un classico nero. E quindi questi sono, ecco che ne è partito uno. Ovviamente, sono i 4 smaltini che ho comprato. In realtà ce n'era un quinto di Essence, ma io ho un nipote che mi copia nonostante sia maschio e ha voluto tenersi quello smalto e ovviamente sei bella solo. Mio cognato se l'è fregato nel senso che l'ha nascosto e io mo quello smalto. Chissà quando lo rivedrò, visto che non so dove è stato nascosto, quindi non posso neanche andarmelo a riprendere. Porta. Poi altre cosine Shaka, queste sono le cose della nuova linea che ragazze io me ne sono stra innamorata. Se seguite Dory Nails 91, anche lei ha parlato di questi prodottini, li abbiamo comprati insieme. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa saponetta. Shaka. E praticamente la nuova linea è tutta basata su profumazioni diciamo dolci. Ma dolci realmente di dolci, perché ad esempio questa saponetta è la profumazione di crema.
Io sento niente perché sono raffreddata, però quando l'ho comprata ancora raffreddata non ero. Non ci riesco proprio a sentirci niente, sento solo il catarro che è brutto da dire, che va su, mi arriva fino al cervello, non importa comunque. Una saponetta al profumo di crema. Io mi ricordo i profumi com'erano e comunque se voi andate a sentire la profumazione di questa saponetta... La prima cosa che pensate è che avete una torta di crema pasticcera sotto il naso, perché la profumazione è realmente quella. Vi sembra proprio di avere una torta che state lì per mangiarla, ma potete sentirne solo il profumo. E vi viene da mangiarla, perché voi la tirate fuori e dite: ah, che bella fetta di torta, che poi non sembra una fetta di torta, ma l'idea dentro di voi è quella, e mangiarla, ma non si può. E non l'ho ancora usata, semplicemente perché quando la uso voglio sentirne il profumo. Poi le altre due cosine sono queste due qui, che sono due gel doccia, due bagnoschiumi. Questo qui è al caramello, questo qui è alla panna. Sono il top, perché sono buonissimi. Questo sa proprio di caramello, cioè il caramello, buono caramello, che però non riesco a sentire. Non riesco a sentire più un profumo, però me lo ricordo. E questo è la panna. Questo sembra proprio panna montata. È la stessa cosa di questo, che sembra di avere la torta di crema pasticcera sotto il naso. Questo mi sembra di avere la torta con la panna montata. Oppure, non so, il gelato con la panna montata sopra. Panna montata, panna, ecco. Ne avevo preso un terzo, ma anche quello, anche il terzo me l'ha fottuto mio nipote. Perché io ho un nipote che deve avere tutto quello che ho io. C'ha 3 anni, 3 anni e mezzo e mi ruba tutto. Fosse una femmina non so cosa farebbe, però è normale, perché molti ci hanno detto è normale perché è tanto legato alla zia e quindi lui fa quello che deve fare la zia. E ho capito, però è maschio, io non è che voglio anch'io le draghe come gioca lui, che lui è patito per trattori e draghe. Io non voglio i trattori e le draghe, perché lui deve volere quello che voglio io, che ho io? È un bambino, semplicemente per quello. Comunque, avevo preso quello rosa. Che era alla meringa, era alla meringa, anche quello. Sembrava la meringa alla fragola. Buono, 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 buono. Purtroppo, però, di alcune profumazioni non c'erano i gel doccia, di altre profumazioni non c'erano altre cose. E quindi, infatti, io non... le saponette ne ho diverse di là da aprire perché me l'aveva mandati Linda, un bacione Linda, e quindi ne avevo tante da usare. Quindi cosa me ne faccio di un'ulteriore saponetta? Però non c'era gel doccia di questo, quindi ho detto perdo la saponetta, qualcosa devo prendere, non posso lasciare lì la crema pasticcera. E di queste invece c'era, non c'era forse, di queste forse non c'era la saponetta, c'era il gel doccia, meglio il gel doccia. E niente, quindi mi sono comprata queste cosine. Ragazzi, se vi capita di andare ad OVS, vi capita di trovare lo stand Shaka, per favore, cioè no, non per favore, cioè, però vi consiglio di... Oh, sole! No, vabbè, sole spara frecciato in faccia. Va bene, o di là che c'è buio, ecco, di là che c'è buio pesto, che quindi durante l'editing devo fare un po' di luce... O di qua che c'ho il sole spara frecciato in faccia, non troverò mai la mezza misura, non ecco, non importa. Cosa stavo dicendo? Ah, se vi capita, io vi straconsiglio almeno di andare a sentire solo la profumazione, poi non di comprarle, ma cioè se le volete comprarle, io ve le straconsiglio perché io sto già usando questo gel doccia qui ed è divino, 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 quindi vi straconsiglio di provarli. Poi ultima cosina che ho comprato, che vi avevo annunciato nel video. In che video? Forse nella review sulla Smoked Palette, che avevo comprato su internet le Naked. Per il momento me ne è arrivata solo una, perché mi è arrivata solo la 2. La 1 ancora non mi arriva, non riesco a capire dove cavolo sia finita. Vabbè. Inizio a preoccuparmi un poco, cioè l'ho pagata poco, perché comunque l'ho pagata, mi sembra 15 euro comprese le spedizioni, però sono sempre 15 euro. Comunque mi è arrivata la Naked 2, sono strafelice, io la metto nell'hall dei saldi perché comunque non l'ho pagata 45 euro quanto costa, bensì l'ho pagata una ventina di euro, quindi sono strafelice.
l'ho già usata, l'ho già swatchata, usata, il trucco che oggi è leggerissimo, l'ho fatto con questa, è veramente stupenda, stupenda, stupenda. Ok, è veramente stupenda, posso fare così, è veramente stupenda. Ragazze, è una roba pazzesca, io me ne sono innamorata a prima vista realmente. E da quando l'ho ricevuta che continuo a swatcharla, a fare trucchi un po' così, vedere cosa posso fare, sono diventata scema. Sono veramente troppo felice, troppo, 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 troppo felice. Sì, sono felice. E niente, questi sono stati i miei ultimi acquisti. Ai, mi sono pizzicata. Sono stati i miei acquistini, piccoli, pochi, però non ho potuto fare altro, perché appunto sono stata malaticcia. 10 giorni malaticcia. Vabbè, non importa. E niente, se vi va, posso farvi poi una review su questa palette, anche se penso che la maggior parte di voi la conoscano. E niente, io vi mando un super super bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!